Dopo la pausa delle vacanze natalizie riprendono le presentazioni dei libri al centro commerciale di Crevola d'Ossola e oggi è la volta di un libro di un amico, tra l'altro, Alessandro Dal Molin. Allora, Alessandro, hai deciso di scrivere questo libro? Ho deciso perché sono stato convinto da due amici, non è stata un'iniziativa mia. Se avessi pensato di poter scrivere un libro, avrei cominciato sicuramente molto prima. Non mi sembrava il momento giusto, ma vista l'insistenza, ho detto proviamo. Tra l'altro è un libro bello voluminoso. Mi hanno detto che l'hai anche accorciato di una cinquantina di pagine. 56 pagine. E tra l'altro mi ha un po' scompaginato tutti i capitoli che avevo scritto, capisci perché ritoccare qua o là, poi ti obbliga a un lavoro supplementare, non è proprio semplicissimo. Senti, qui tu in questo libro racconti un po' la tua storia, da quando eri piccolo a quando sei andato a lavorare, sei eravate in Svizzera, eccetera. Mi ha colpito nel leggere, non l'ho ancora finito tutto il libro, sia ben chiaro, però mi ha colpito il fatto che dicevi andavo, abitavo alla Ribaldone, alla Cappuccina. Dov'è sta zona della La Ribaldone? Ribaldona è dove c'è la pendola. Hai Ah, perfetto. capito? Lì allora non era come adesso, evidentemente. E il nome veniva preso perché Allora, ci com'era che abitavano? l'avevano presa dalla signora invece che dal proprietario? Il proprietario Quindi. si chiamava Pietro, tra l'altro. La signora non l'ho mai vista, mai conosciuta, conoscevo solo lui, il proprietario. Però noi quando siamo arrivati lì, io avevo 10 giorni. Quando ho cominciato ad abitare lì. E Quindi. la chiamavano Ribaldone, Ed è così si è rimasta continuato, Ribaldone. sì, per tutti. Un'ultima cosa per non lasciare la suspense per chi vorrà prendere questo libro, che lo potete trovare Amazon oppure anche il centro commerciale, la libreria qui a Crevola d'Ossola. Abbiamo notato anche delle pagine piccanti con un po' di sesso. Le vicende della vita hanno comportato anche quello, eh. Tacerle mi sembrava proprio che sarebbe stato tutto un vivere da Sarebbe niente, stata una proprio. finzione. Sì. Benissimo, e con questa affermazione di Alessandro Dal Molin io vi lascio a seguire la nuova informazione e leggete il libro di Dal Molin, anche perché scoprirete alcune pagine di Domodossola che sono veramente caratteristiche.